Presidente Puracchio, intanto benvenuto nei nostri studi. Grazie, grazie. Vi portate avanti, avete già pianificato la prossima stagione? Sì, abbiamo nuovi campionati che entreranno, il judo è uno di questi, da quest'anno partirà ufficialmente il circuito corsa CSI e quindi abbiamo già da adesso pensato di riassemblare il circuito associativo del CSI per quanto riguarda tutti i campionati che faremo, dalla pallacanestro, pallavolo, calcio, calcio a 5 e soprattutto anche un altro nuovo campionato di cui mi onoro di essere presidente regionale, quello della palla tamburello che sta crescendo. Soprattutto nelle scuole. Abbiamo una forte richiesta di palla tamburello e di tamburelli all'interno delle scuole primarie e anche secondarie. Lo ha già citato Rocco Marcucci, presidente della Runners Chieti, ma bisogna aggiungere anche il nome di Silvio Tavoletta, Sono due persone che io conosco veramente, si può dire, da una vita. Siamo partiti, adesso sicuramente loro saranno attori del centro sportivo italiano e daranno sicuramente un grosso sviluppo a quello che è lo sport sia in città a Chieti, ma soprattutto anche a livello provinciale. C'è un aspetto da sottolineare, ne parlavamo poc'anzi a microfoni spenti, lavorate tantissimo con gli oratori. Sì, una delle caratteristiche del CSI è quella degli oratori parrocchiali. Noi prima della pandemia avevamo 45 oratori, oggi ne abbiamo 27. Ma stiamo ricrescendo perché stanno ripartendo. Dopo il Covid la gente vuole stare per i fatti suoi, magari sta davanti al computer, sta a giocare da solo e non vuole responsabilità. Oggi trovare un gruppo sportivo che si prende la responsabilità di gestire la partecipazione a un campionato è difficilissimo. Chiudiamo con gli appuntamenti imminenti. La prima iniziativa che faremo a Chieti sarà quella con la società di Silvio Tavoletta, la Judo Club Kodokan. Lo faremo all'Auditorium delle Crocelle, sostanzialmente un gran galà di esordienti, quindi di ragazzi, di bambini. E quindi questa sarà una bella cosa. E poi nel prossimo mese di giugno, quasi ci siamo, bisogna festeggiare un appuntamento importante. L'appuntamento importante, anche se sui social io non metto mai la mia data, ma il 7 giugno, grazie a Dio, faccio 70 anni e quindi lo festeggio molto volentieri. Complimenti. Grazie.